presentato l'ultimo volume del giornalista ed esperto di politica internazionale aquilano Salvatore Sant'Angelo dal titolo Gerussia. L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione L'Aquila che rinasce nell'ambito di Onda di Innovazione e durante l'evento si è discusso di nuovi scenari internazionali alla luce della Brexit, della vittoria di Trump e dell'esito referendario nel nostro paese. Gerussia ricostruisce la storia e l'attualità di uno degli snodi politici più importanti del nostro tempo. L'analisi risale alle radici e alle ferite storiche della relazione tra Mosca e Berlino per arrivare agli sviluppi degli ultimi anni nel nuovo quadro emerso dalla crisi dell'equilibrio unipolare e dall'affermazione di due forti leadership politiche, quelle di Angela Merkel e Vladimir Putin. Sono stati 3 anni estremamente intensi dove mi sono confrontato con questa inedita geografia politica ed economica scaturita dalla caduta del muro di Berlino, i rapporti tra la Germania e la Russia, due poli che sono stati estremamente conflittuali nella loro storia, due paesi che si sono mortalmente combattuti nella prima e nella seconda guerra mondiale, anzi soprattutto nella seconda il fronte dell'est è stato il teatro di una guerra di sterminio da ambedue le parti, ma al di sotto di questo percorso possiamo leggere e intravedere la trama di una relazione e di un rapporto non conflittuale, di un rapporto fatto di scambio economico, di scambio energetico, di scambio culturale. Quindi questo è non solo un progetto di ricerca, ma anche un libro che si può definire un libro pacifista, perché la globalizzazione ci aveva promesso un mondo più prospero e più pacifico. Invece abbiamo avuto un mondo che si sta impoverendo, soprattutto per le classi medie occidentali, e un mondo dove i conflitti si moltiplicano.